La geografia conta, sempre. I panorami che ci circondano sono il motivo per cui sogniamo certe cose e non altre, che siano i boschi, i profili delle montagne, le pianure infinite o il mare. Quello che abbiamo guardato fin dall'inizio rimane dentro di noi e dentro le nostre imprese. Gli antichi dicevano che ogni luogo del mondo ha uno spirito che lo abita e lo definisce. Chiamavano questa specie di divinità con il nome di Genius Loci, genio del luogo, per dire che certe cose nascono in un ambiente preciso e non può essere altrimenti. Questo è Genius Loci, il podcast voluto da Confindustria Veneto Est per raccontare le storie di imprenditrici e imprenditori, delle loro imprese e di come siano legate a un territorio poco raccontato, unico e geniale, il Veneto Est. Noi oggi siamo un'azienda soprattutto su quel mondo della meccatronica che sta veramente tirando in una maniera pazzesca, è la nostra eccellenza e il Triveneto è proprio il nostro, una culla. Ecco, quindi Schneider, che l'energia elettrica in qualche modo c'è dappertutto, la meccatronica, il costruttore di macchine, qui è molto forte, perché delle altre parti non c'è, ma veramente tutte le nostre anime sono rappresentate. Da un lato, la vitalità frugale del Veneto industriale che parla poco e produce senza sosta. Dall'altro, una multinazionale francese con fatturati da capogiro e più di 135.000 dipendenti. Due mondi che trovano sintesi in Schneider Electric. La società è presente in oltre 100 paesi. Tra questi c'è l'Italia e, appunto, il suo Veneto. Nel Padovano, come nelle altre sedi italiane, si trova la divisione commerciale. Non manca però l'aspetto manifatturiero, con 500 operai che lavorano nelle tre fabbriche del nord Italia. Due secoli di storia. Infinite persone che hanno contribuito a rendere la multinazionale un vero leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione. Schneider Electric è nata durante la prima rivoluzione industriale. L'idea e il coraggio si devono a due fratelli francesi, gli Schneider appunto. Dopo una parentesi nel settore degli armamenti, nel primo Novecento Schneider si lancia nel mercato emergente dell'elettricità e si espande in Germania e in Europa orientale. Non mancano i colpi di scena e le strategie di acquisizione che portano la società a specializzarsi nell'industria elettrica. Sono gli anni Ottanta. Il gruppo cresce nella compagine e aumentano i segmenti di mercato fino ad arrivare all'automazione di edifici e al settore dei software e delle applicazioni innovative. Oggi, nel presente e nel futuro di Schneider Electric, c'è lo sviluppo di tecnologie connesse per l'efficienza e la sostenibilità. La multinazionale francese è infatti tra le prime a portare sul mercato soluzioni aperte all'integrazione con prodotti terzi. Questo perché in un mondo complesso come il nostro, le macchine intelligenti devono poter dialogare tra loro, anche se non sono dello stesso produttore. Sulle pareti della divisione commerciale Nord-Est, a Padova, si legge la frase «Life is on». È il mantra di Schneider Electric e coincide con la sua grande missione globale. Ovvero, dare significato all'energia, illuminare e rendere accessibili le soluzioni più performanti per l'ambiente. La società punta infatti a diventare un super consulente per la sostenibilità e l'efficienza. Insomma, un partner digitale per le grandi aziende, ma anche per le PMI che stanno attraversando la prova del futuro. Schneider Electric propone un approccio olistico all'efficienza energetica. L'obiettivo è introdurre nelle imprese un modello di progresso che non viva di crescita esasperata, ma aderisca un passo dopo l'altro al paradigma sostenibile. Schneider Electric si fa chiamare la più locale delle aziende globali. La multinazionale riesce infatti a far convivere la statura internazionale con l'inclinazione per le radici, soprattutto in terreni dalla forte cultura produttiva come il Veneto. Non si tratta di intenti o parole vuote. La multinazionale mantiene un dialogo reale con il territorio del Nord-Est. Tra le iniziative, ad esempio, c'è la partnership con SMACT, uno degli 8 centri di competenza industria 4.0 italiani. Si trova nella Fiera di Padova ed è un luogo di grande stimolo per aziende e studenti.
La presenza di casi studio funzionanti, come le live demo, conduce per mano alla scoperta delle fabbriche Smart 4.0, dove performance e consumi sono ottimizzati in chiave sostenibile. Una delle tante conferme del legame profondo con il territorio padovano. Un legame che c'è e non si spezza, come ci spiega Giorgio Brovazzo, direttore dell'area nord-est Schneider Electric. Schneider Electric propone alle imprese servizi sempre più olistici che dalla trasformazione digitale passano a quella energetica e sostenibile. Proprio per la natura della sua offerta, la multinazionale ha uno sguardo privilegiato sulla manifattura veneta, sui suoi limiti e sulle sue evoluzioni. Distrutto un po' del nostro territorio e tutti assieme dobbiamo trovare un modo per riequilibrarlo, e sono tutte competenze queste che andranno a servire, che non si trovano facilmente. Meno studenti, meno persone, laureati oggi nelle discipline scientifiche ce ne sono pochi. L'imprenditore è stato fino ad oggi molto bravo a gestire la propria azienda con poche persone che erano capaci di fare tanto, ma è chiaro che su un mondo che cambia molto è difficile poi trovare anche quella competenza assieme a tutto il resto. Quindi queste trasformazioni sono state colte, ma ancora non del tutto. Schneider Electric è in prima linea in tema di innovazione intelligente ed efficienza energetica, anche all'interno della sua organizzazione. La società è infatti da tempo riconosciuta come Impact Company. Questo è un tema a noi molto caro, perché è partito quasi 20 anni fa, molto più in sordina rispetto a come se ne parla oggi, però è un tema ormai di lunga durata. Volendo fare una piccola autoincensamento, l'anno scorso siamo stati, diciamo, nominati da Corporate Knights, che è un'azienda di media canadese che è abbastanza rilevante da quello che mi dicono in questo mondo, l'azienda più sostenibile al mondo. Allora, noi abbiamo assolutamente sull'agenda, diciamo, 2030-2050, ci siamo messi degli obiettivi da molto tempo, creando un bilancio di sostenibilità e un percorso. Entro il 2030 vogliamo di fatto annullare tutta l'impronta di carbonio relativa ai nostri processi, entro il 2050 anche ai nostri fornitori. Il nostro mestiere ci dà anche un privilegio, perché in qualche maniera anche il nostro scopo di lucro in qualche modo può coincidere con invece i processi di miglioramento di sostenibilità delle aziende, dei building, delle imprese manifatturiere e quant'altro. Perché noi in realtà diciamo, ci proponiamo sul mercato facendo delle soluzioni che parlino soprattutto di efficienza. Efficienza nella gestione dell'energia elettrica, efficienza nella produttività, nella produzione, meglio, delle aziende. In Schneider Electric l'attenzione non è solo sull'ecosistema di filiera, ma anche sul benessere delle persone. Il lavoro da remoto, ad esempio, era già attivo prima della pandemia. In azienda vengono incentivate la formazione continua, il coaching e il cambio di ruolo. C'è anche la possibilità per i dipendenti di comprare azioni di Schneider Electric in modo agevolato. Ci si sente così parte di un progetto collettivo, non solo aziendale. La parola d'ordine è formazione. Formazione continua, perché noi diciamo che se non fai formazione per 5 anni diventi obsoleto, quindi questo è un punto vitale che ti permette poi anche di parlare con i clienti chiaramente delle novità. Poi incentiviamo molto anche il cambio di ruolo, perché in un mondo complicato dove sempre più è il software, sempre più sono anche le cose nuove, il fatto di cambiare ruolo tiene comunque svegli e fa vedere cose da angolazioni diverse. Cerchiamo di avere un'organizzazione non fordiana, quindi spingendo molto leve come il coaching, come l'assessment su tutta la parte dei capi, sostanzialmente dei manager, per poterli
sempre più cercare di far coincidere fra la visione che hanno loro e la visione che hanno un po' tutte le persone dell'area. Il Nord-Est è una terra che ha sempre fatto, che non smette di fare. Giorgio Brovazzo crede in questa anima produttiva e nel suo futuro. Sceglie due immagini come simboli dei luoghi dove è nato e dove ha sempre lavorato. La prima è lo SMACT, il Competence Center di cui Schneider Electric è partner fondatore. La seconda è la Venezia Heritage Tower, la vecchia torre di raffreddamento riqualificata a Porto Marghera. È l'ultima torre rimasta ed è un capolavoro d'architettura che veramente vale la pena di vedere e conoscere. Perché mi ha colpito questa iniziativa? Perché in qualche modo è il riassunto di 100 anni di storia del nostro territorio. Fino al 1925 il Veneto in particolare era l'area italiana con la maggiore immigrazione, che detta oggi con tutto quello che leggiamo sui giornali ti fa riflettere. E quindi il territorio del Veneto in quel momento era un territorio sostanzialmente povero, agricolo e dove i ragazzi, i giovani, e forse non solo loro, vedevano più che altro l'idea di andare via. Nasce Porto Marghera, e io sono di Mestre, quindi la conosco bene, e l'ho sempre conosciuta come un buco nero, una cosa orrenda, dove dici ma perché l'hanno fatta, oggi impensabile, e quindi qualcosa di cui si tende a fuggire. In realtà è brutta, per carità, ci mancherebbe. Però in realtà ha una valenza positiva incredibile, perché in quell'epoca lì si crea del lavoro, quindi le persone cominciano ad andare meno via, ma soprattutto si crea un lavoro che è molto variegato e che credo sia veramente all'origine di quello che oggi è il Veneto, che come dicevo prima, a qualsiasi tipo di produzione noi cerchiamo, nel Veneto c'è. Avete ascoltato Genius Loci, il podcast che racconta le storie e i territori delle donne e degli uomini che hanno fondato le loro imprese nel Veneto. Genius Loci è un progetto di Confindustria Veneto Est. Il progetto di storytelling e la produzione sono di Storie Avvolgibili. Il testo e le parole sono di Miriam Scandola. Le voci sono di Alice Segala e di Stefano Mangone. L'immagine e la comunicazione sono di Pensiero Visibile. Puoi ascoltare gli episodi di Genius Loci sul sito di Confindustria Veneto Est e su tutte le piattaforme di ascolto.